Parlando invece di rispetto reciproco, perché purtroppo chi non ha determinati cani non sa cosa vive nel quotidiano, un giorno sono andato a riprendere mia figlia a scuola, stavamo passando in un marciapiede stretto e un signore ci è venuto incontro. Io, se vedo che la persona mi viene incontro, presumo che non abbia paura e continuo a camminare. Se vedo che la persona sta un po' sulle sue, prendo e cambio strada io. È un buon senso, no? Oltre che rispetto civico. Cosa succede? Tra l'altro stavo solo con lui, con Butcher il Labrador. Sto parlando di un Labrador, ok? Cosa è successo? Questo signore, quando mi è passato vicino, il mio cane aveva anche il correttore nel muso, quindi non poteva girarsi. Cosa ha fatto questo signore? Proprio quando gli stava ad altezza muso, gli ha dato una sorta di botta con la mano verso il suo muso. Il cane si è appena girato con il naso e gli ha appoggiato il nasino sulla sua mano. Questo signore, in presenza di una bambina di prima elementare, un bambino di quinta, ha fatto un bestemmione di Dio allucinante e ha incominciato a imprecare in tutte le lingue. Al che io ho detto: mi scusi, ma non le sembra che stai esagerando come reazione? Fa: ma se il cane mi mordeva. Gli dico: guardi, stavo guardando il cane, il cane non si è girato, è lei che gli ha dato la botta con la mano. Ovviamente se lei gli dà una botta con la mano, il cane si gira per vedere che sta succede, non è che si è girato per saltarle addosso cose, è lei che gli ha dato la botta. E lui insisteva fino all'ultimo, fin quando ho dovuto dire ai miei figli: per cortesia vi allontanate per non fargli sentire le brutte parole. E ho dovuto calmare il signore dicendo: guardi che lei sta sbagliando, non sta facendo niente di giusto, il cane stava per fatti suoi, lei gli ha dato, gli stava per dare praticamente uno schiaffo, il cane giustamente si è girato, ma nemmeno si è girato completamente, si è appena girato, ma proprio una cosa così, ve la faccio vedere, guarda, così, non di più. Cioè, è una vergogna questa, una vergogna, c'è gente praticamente che va a caccia di persone con cani grandi per far mordere e chiedere i danni, perché non è la prima persona, c'è un'altra persona qui che fino a qualche mese fa veniva con il chihuahua, questo signore stava senza cani, veniva con il chihuahua dovunque io stavo con il dogo, lei veniva da quando lui era cucciolo, e quando io gli domandavo: signora, ma il suo è tranquillo? No. E allora perché me lo fai avvicinare al mio? Non ho capito. E se mi vedeva dentro un negozio o altro, si metteva fuori la porta anche 5 minuti, il suo cane ringhiava e andava addosso al vetro, mentre il mio se lo guardava da dentro, e lei non si spostava finché stavo con mia moglie un giorno, e mia moglie gli ha detto: signora, ma lei cosa ha in testa? Cioè, ma che vuole? Cioè, non capiamo. E ci sono queste persone hanno dei problemi, e hanno dei problemi anche gravi. Il problema però è che dopo se lo tiene chi ha bestiole di un certo calibro, ma non perché il cane è pericoloso, io lo dirò fino alla nausea, i pericolosi sono le persone che hanno cani e persone che non hanno cani ma sono malate, perché quella è essere malato.